Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificabile quanto ha detto la Premier Meloni parlando della vicenda dei 234 migranti sulla Ocean Viking, prima nave di una ONG che abbia mai attraccato in Francia. Non isolare l'Italia ma gli scafisti, accolti intanto 90.000 migranti da gennaio. Sul tema migranti servono scelte condivise dell'Unione Europea, ha detto il presidente Mattarella Maastricht per i 30 anni della firma del trattato. Per governare i flussi migratori servono criteri di solidarietà tra i Paesi membri e una politica lungimirante. Per quanto riguarda il DL aiuti, la Meloni 9,1 miliardi a famiglie e imprese, con il decreto sull'energia stanziamo 9,1 miliardi destinati a dare un'immediata risposta a famiglie e imprese per fronteggiare il costo delle bollette. Sono misure esistenti, prorogate fino al 31 dicembre, ma poi ci saranno anche altre norme. La guerra Russia-Ucraina, Kherson, Kiev, i russi saccheggiano la città, palazzo colpito a Mykolaiv, 6 morti. L'operazione militare speciale in Ucraina può finire con il raggiungimento dei suoi obiettivi o il raggiungimento degli obiettivi attraverso negoziati di pace. Così il portavoce del Cremlino Peskov in risposta a Biden, secondo cui il conflitto in Ucraina non finirà finché Putin non lascerà il paese. Peskov ha poi detto che nonostante la ritirata delle truppe russe da Kherson, la regione resterà parte della Russia. E il ritiro non è una umiliazione. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.